Donatella Papi, ad un anno dal suo matrimonio con Angelo Izzo, lei sceglie la strada della separazione legale. Da cosa deriva questa scelta? Un uomo dice, un detenuto, Angelo Izzo, dice che relativamente al processo del Ferracciano ci sono dei dubbi giudiziari così grandi, tali per cui lui ha detto che non era solo nella villetta quando sono state uccise Carmela Linciano e Valentina Maiorano, ma che è arrivata una tipa, ci sono testimoni che hanno visto questo e sono entrate delle persone. Credo che una persona che è un collaboratore di giustizia debba cominciare a chiarire quello che lo riguarda nei processi che lo riguardano. Credo che una persona leale, un marito leale, un collaboratore soprattutto di giustizia che tale si possa dire, debba chiarire queste cose nelle sedi opportune. Nel caso in cui questi chiarimenti dovessero arrivare, lei sarebbe pronta a tornare sui suoi passi? Come si dice, con i sé e con i no non si fa la storia, quindi io penso che dobbiamo fare la cronaca e quindi oggi la cronaca è questa, poi vedremo come evolve la storia.